I dipendenti ANFE stanchi come tutti i dipendenti della formazione professionale in Sicilia, perché da tantissimi mesi che non prendiamo più lo stipendio. Pur lavorando ogni mattina andiamo a lavorare e ci siamo preparati a questa nuova annualità dell'avviso 20. Abbiamo chiesto un incontro stentatissimo con l'assessore, che per noi era una speranza, un assessore giovane. In realtà per noi è finita per essere una grossa trappola, perché intanto il giorno che siamo venuti qua abbiamo voluto chiedere un incontro, eravamo persone della mia età, io ho 30 anni di esperienza, con assunto nessuna volontà di aggressione, soltanto volevamo sapere dalla sua viva voce come stanno i fatti, perché noi abbiamo informazioni diverse dai funzionari e spesso non comprendiamo questi proclami in televisione che poi non corrispondono alla realtà. E l'assessore invece non ci ha voluto ricevere e anzi ha chiamato le forze dell'ordine per far sgomberare l'assessorato. Abbiamo chiesto un incontro ieri con l'assessore, ci ha ricevuti insieme alla dottoressa Corsello, dicendo che per loro è una promessa seria quella di sbloccare i mandati del secondo anno dell'avviso 20, della seconda annualità dell'avviso 20, ma anche quelli che sono i saldi dell'annualità che già si è conclusa. In realtà noi vediamo che le procedure per avviare questi pagamenti, che sono particolarmente complesse, non sono state neanche avviate. Abbiamo anche chiesto le spiegazioni e dicono che mancano risorse professionali e anche tecniche. Io non penso che l'assessore possa tenere migliaia di lavoratori per questo problema così a lastrico, c'è gente veramente disperata e questo può poi causare anche delle azioni che non sono più controllabili. Questo gruppo è venuto qui per far controllare questa situazione, attende delle risposte serie. Io dico un'altra cosa, qualche funzionario ha pure detto che la regione ha pagato l'80% di quanto doveva dare agli enti. Noi dell'ANFE in realtà abbiamo ricevuto questo 80%, voglio ricordare a quel funzionario però che non sono entrati questi soldi nelle nostre tasche, perché sono stati soggetti questi, diciamo, fondi alla compensazione che la Regione ha operato per le integrazioni che non dovevano essere date a questi enti.